classifica finale della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, con la collaborazione della casa editrice di Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica I Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina Ada di Dalila Bouchalfa. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 145 e questo è il risultato finale. Terzo premio, codice GO10. Anna Alessandrino, che ha preso 17 voti. Anna Alessandrino, c'è differenza tra canzone e poesia? Canzone e poesia sono come due vecchie cugine che hanno qualche parente in comune, a tratti, percorrono la stessa strada. Magari non si somigliano neanche fisicamente. Magari una sarà più attraente dell'altra, ma l'una avrà qualcosa dell'altra. Ed ecco che ci saranno poesie che alcuni diranno brutte. Per me, non ci sono brutte poesie. Ognuna di esse nasce da un'emozione e se chi legge non la coglie è perché in quel momento egli non è sulla stessa lunghezza d'onda di quelle emozioni. Così come ci saranno belle canzoni che potrebbero essere paragonate a poesie. Ma solo paragonate, i testi di De André, ad esempio, pur essendo poetici. Tanto che lo stesso Edoardo Sanguinetti afferma che il testo di una canzone può essere poetico, non sono poesie, anche se spesso De André scriveva in metrica come fece con la canzone Bocca di Rosa. Lo considerano poeta, ma egli stesso non si è considerato che cantautore, forse perché sapeva benissimo che per un cantautore musica e testo si completano. I versi della poesia, infatti, non hanno bisogno della musica, in quanto nascono con una propria musicalità. Dunque, la differenza tra canzone e poesia nasce proprio nella testa dell'autore. Anche Francesco De Gregori tiene a precisare che le canzoni non sono poesie, ma letteratura come il cinema e il teatro. Consentono, quindi, di conservare la memoria del passato, come disse Marcel Proust, o di portare i segni del presente, come disse Giulio Ferroni. Eppure, nel 1992 e nel 1993 il premio di poesia Guggenheim Montale è stato attribuito proprio a due cantautori come Paolo Conte e Francesco Guccini. Così come i testi di alcuni cantautori appaiono ormai da anni nelle antologie scolastiche, agevolando il cammino dei giovani verso la poesia alta. O altra, è ancora. Se ci sono cantautori laureati poeti, ci sono anche poeti improvvisati parolieri. Calvino, Fortini, Pasolini, tanto per citarne alcuni tra i più famosi. Tutto questo avviene perché, e nessuno potrà dissentire, tra canzone e poesia c'è un parente in comune, un parente molto stretto che si chiama ritmo. Bravissimi, complimenti a tutti, bravissimi.